Radio Flumeri con Liliana Miccio, autrice di una partita davvero incredibile, 6 su 6 da 3, micidiale. Allora, impressioni di questa vittoria 60-78 di Ferrara, conferma le vostre ambizioni, direi? Direi di sì, in realtà per noi questa era una partita molto molto difficile, una trasferta difficile e pesante perché siamo partite stamattina prestissimo, quindi eravamo distrutte, però mentalmente il nostro obiettivo era quello di vincere, portare a casa questa vittoria, mantenere il primato, ma soprattutto rifarci dall'anno scorso che ne abbiamo prese 2 su 2, una di un punto, quindi era una partita proprio che sentivamo tanto. Dal tuo punto di vista invece quel canestro sembrava una vasca da bagno, direi. Qual è stata la causa di questa grandissima partita stasera? Guarda, sono sincera, vengo da 2 settimane di crisi perché non riesco a segnare. Oggi avevo le gambe diciamo vuote e ho detto come va. È stata la soluzione migliore. Il pubblico di Ariano sicuramente ti dice proprio ad Ariano dovevi fare questa prestazione incredibile, però. No, ovvio, io spero che sia una delle tante. Questa era la Silvia. Aspetta, una delle tante. Ettore, qualche domanda per Liliana? No, volevo chiederti, sembrate una delle squadre favorite quest'anno alla promozione, cosa vi manca per raggiungere il top? Allora, ci manca, io l'ho detto anche la settimana scorsa in un'intervista, dobbiamo imparare ad unirci, cioè ad essere più compatte. Più compatte siamo e meglio giochiamo e si vede. È questo che ci manca, comunque il 50% della squadra è stato cambiato. È cambiato tanto e quindi secondo me dobbiamo ancora trovarci al 100%. Grazie mille e complimenti. Ciao. Ciao, grazie.